Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è un giorno super positivo. Che io, perché col sesto senso ce l'avevo, mi sono vestita di azzurro, che è uno dei colori più, insomma, più positivi per me. Almeno anche nel make-up. Poi farò un cambio outfit perché mi aspettano un paio di aperitivi. Ma non mi va di andare con questo outfit, che è l'outfit da mattina. Sono andata a fare una visita all'INAIL. Sempre per il mio infortunio, poi sono stata a fare fisioterapia e quindi ogni volta che vado a fare la fisioterapia ho bisogno di qualcosa che non sia un vestito, cioè qualcosa che si possa facilmente togliere e mettere senza possibilmente restare in mutande. E quindi ho deciso di mettere questo maglione, che è il maglione che ho acquistato durante i saldi. Vi faccio vedere come l'ho abbinato, carino l'abbinamento, carina l'ispirazione. Come mi stanno insieme non mi fa particolarmente impazzire, premetto, perché ho visto che nell'altro video, dove io ho parlato della gonna, sia nel titolo che anche durante il video, se qualcuno lo ascolta, perché a sto punto ho quasi dei seri dubbi che la gente apprenda quello che io dica. Non è che io mi esprima troppo bene, però neanche malissimo, quindi più o meno quello che voglio dire si dovrebbe capire. Ho detto che la gonna era corta, ho ribadito che la gonna era corta, ho ribadito un'altra volta che la gonna era corta, e ho pure detto che era la taglia 36, che è una 40. Pur essendo super consapevolissima di avere la taglia 42, perché io non sono la taglia 40, sono una M, sono una 42, e spesso e volentieri mi capita di entrare nell'XS, nella S e nell'XL. Non per questo io vado in giro a dire che sono una S, un XS o chi che sia, o un XL. Quindi avevo già ribadito più volte questo concetto, ma ho visto che nei commenti, non perché non debbano esserci commenti, io ho visto coi miei occhi, perché non sono scema, che la gonna era corta, quindi adesso io premetto dicendo che questo è un outfit che non mi fa impazzire troppo. L'idea mi piace molto, come mi sta non mi fa troppo impazzire perché ho le mie fisse mentali, magari a voi piacerà molto. Comunque ho fatto un make up sui toni dell'azzurro, del blu marrone, eyeliner blu e matita blu, molto molto sui toni appunto del mare, insomma, sui toni così azzurri eccetera. Orecchini questi qui bellissimi con le piume, io amo gli orecchini con le piume abbinati ai maglioni, non so, non si sarà notato, no, non si è visto, e mi piacciono un sacco e li ho visti anche in qualche boutique questi orecchini con le piume, se vi capita di trovarli magari da Stella Zeta con i saldi comprateli. Capelli purtroppo sono quello che sono perché a fisioterapia tra oli e non oli diventano uno schifo. E rossetto ho messo questo qui, sono stata un pochino tenue, ho messo quello di MAC, quello della linea Brooke Candy, sì. Gli orecchini ve li ho fatti vedere, il maglioncino l'avete visto di recentissima, l'ho preso da H&M e lo trovate con i saldi a 13 euro, c'è dentro anche della lana, ve lo dico per chi non avesse visto il video haul, anche se difficilmente, cioè di solito chi vede i video haul guarda anche i video outfit. I pantaloni invece sono questi qua di Primark, che è la prima volta che li utilizzo e che, boh, abbinati col maglione non mi fanno troppo impazzire, questi sono della misura giusta, della lunghezza giusta, della taglia giusta. Li ho voluti abbinare con questo maglione perché volevo fare questo outfit per abbinarlo con un pantalone, però manca qualcosa. Io pensavo addirittura di metterci una cinturina, però questa tipologia di maglione non è proprio un tipo di maglione che fa per me. Il pantalone è bello strettino, dentro l'azzurro, quindi mi è piaciuto per quello. Sotto, non so se si vede perché è buio. Allora, il pantalone, vedete, è bello strettino. Sotto ho messo queste pump in ciniglia di Piazza Italia. Ve le faccio vedere meglio. Aspettate, con magari un po' di luce. Ok, sono queste qua in ciniglia, color borgogna. Sono il numero 38, sono di Piazza Italia. Le avevo pagate 2,50 euro con i saldi e quindi le avevo acquistate anche se ero il numero 38. Però non mi esce il piede, quindi vuol dire che comunque calza abbastanza bene perché io ho proprio il 37 fisso. Come cappotto questo invece è un po' piccino, non mi decido mai a venderlo, è una S e io dovrei avere una M, soprattutto con sotto il maglione risulta un po' piccino, cioè non si chiude, però io lo tengo così aperto e mi serviva il cappotto color borgogna, non è che mi faccia difetto, però se era una M era meglio, perché vedete è giusto comunque, mi serviva il cappotto color borgogna, finché non ne trovo uno da poter sostituire, lo utilizzo perché ogni tanto durante l'inverno lo metto. E come borsa questa qui, che è una borsa di Carpisa, una pochette, molto carina, è limited edition in collaborazione con Custo Barcelona. Difatti si vede che è un po' particolare, Custo Barcelona a me piace tantissimo.
e molto più di come mi può piacere la Desigual. Oggi è un giorno bellissimo, vero Lanci? Vieni qui, piccolo aiutante. Oggi le altre due sono in esilio da Simone in sala. Oggi è un giorno super positivo, ragazze. Mi piacerebbe tantissimo poter condividere con voi la mia positività di oggi, però purtroppo non posso. Non posso per ora su YouTube. Non posso ancora, ma abbiate pazienza. Magari tra una ventina di giorni riusciamo a condividere queste belle gioie, insomma. Però vi dico che oggi è proprio un giorno super, super, super positivo, ricco di sole, non troppo, però positivo molto. Spero che il video intanto vi sia piaciuto e devo fare un cambio outfit appena faccio delle foto di outfit decenti, perché non ho ancora fatto le foto outfit decenti, non mi escono. Di là erano tutte offuscate, non so se c'era qualcosa nell'aria o che cosa, il mio solito posteggio delle foto. E ci vediamo nel prossimo video. Domani vi comunico che andrò a Brescia, quindi se qualcuno vuole venire a salutarmi mi trova domani mattina al mercato a Brescia, tra le 9 e le 11 più o meno, l'orario è sempre quello, 11 e mezza. Mi trovate sicuramente se venite tipo alle 10, 10 e mezza, è proprio il cuore del momento, quindi mi trovate facilmente e potete venire a salutarmi, a portarmi dei regali, a portarmi dei sorrisi, quello che volete. Mi raccomando, se mi vedete che insomma mi riconoscete, fermatemi e salutatemi, che a me fa sempre molto piacere, non immaginate quanto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Spero che vi sia piaciuto. Questo non ha proprio nulla da. Non ha nulla da poter. Cioè, non c'è nulla da obiettare in questo video, in questo outfit, solo il fatto che magari non è di vostro gradimento. Però, d'altronde, se avete dei consigli su come abbinare, siete maglionazzi, fatemi sapere. Vieni qui, Lanci. Vieni qui, amore, che saluti. Il mio piccolo aiutante di fiducia vi dà il saluto? No, no, le piume no. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!